Buongiorno amici, non vedevo l'ora di tornare su YouTube. So che l'ultima volta, l'ultimo video, è passato più di un mese, vi avevo promesso che sarei stata costante, invece poi così non ho mantenuto la promessa, mi dispiace molto, però stamattina mi sono svegliata e ho detto no. Voglio assolutamente tornare anche su YouTube perché mi dispiace nel frattempo mentre chiacchiero e preparo la colazione. Perché mi dispiace in quanto io mi sono fatta conoscere a voi proprio con YouTube, registrando video su YouTube settimanalmente. E interrompere così c'è una cosa proprio che non voglio fare, che mi dispiacerebbe fare. Quindi ho deciso, mi sono ripromessa di registrare un video a settimana, magari il weekend, e caricarlo poi, editarmi in settimana e poi caricarlo durante il corso della settimana. Faccio un po' fatica, vi dico la verità, perché sono assente, perché non riesco più a registrare come prima. Perché, vabbè, sicuramente con Tommy è un po' più complicato, però in realtà non è tanto. Perché c'è Tommy, anche se sicuramente occupa gran parte delle mie giornate, quindi non ho più tutto il tempo che avevo prima. Ad esempio, ricordo quando ero in maternità, che avevo la mia bella pancia, ero già a casa dai lavori quasi subito, dopo la prima ecografia, quindi subitissimo si può dire, e riuscivo a registrare un sacco di video, farmi vedere davvero molto spesso. Da quando poi è nato ho mantenuto un po' le varie pubblicazioni settimanali che avevo, finché poi vuoi o non vuoi, ho diventato più grande, così ho iniziato a fare un pochettino più fatica. Però comunque sarei riuscita a continuare benissimo, se non che abbiamo deciso insieme a mia sorella da un paio di mesi ormai, come sapete, abbiamo aperto questa piccola attività di Gigi Lab dove realizziamo parte kit. Coordinati grafici per compleanni, per eventi, bomboniere, insomma, cose grafiche dedicate a appunto battesimi, anche cresime, perché non matrimoni, e questo mi occupa davvero tanto tanto tempo. Immaginavo che prendesse gran parte poi delle mie giornate questo progetto, ma vi dico la verità, non pensavo così tanto. E sta andando tutto molto bene. Abbiamo tante richieste, tanti di voi si affidano a noi per i vostri eventi speciali e di questo sono felicissima, siamo felicissime. Però questo significa per me dedicarmi dal lunedì al venerdì a questo. Quindi io lunedì mattina, dal lunedì mattina al venerdì sera praticamente, sono sempre a casa dei miei, perché è lì che prepariamo tutto nel frattempo chiacchiera, e quindi poi sono a casa tutto il giorno, soltanto il sabato e la domenica, però il sabato e la domenica c'è a casa anche Ste, che anche lui non lavora il weekend, quindi ne approfittiamo per stare insieme, per fare qualcosa insomma insieme, e stacco un po' dai social. Però così mi sono resa conto che stacco totalmente da YouTube. Quindi questo super intro di 4 minuti per dirvi che, il dono della sintesi, mai Giada, per dirvi che mi sono ripromessa e voglio tornare su YouTube con un video a settimana. Almeno un video a settimana voglio farlo, quindi da oggi si parte. Nel frattempo qui sto facendo la schiuma con il Montelatte della Nespresso Aeroccino 4 e qui andiamo con il La schiuma che fa questo Aeroccino comunque top. E cappuccino pronto. E qui c'è il signorino, vi faccio vedere quanto è cresciuto. Ormai abbiamo quasi 16 mesi. È diventato grande e anche birbantello perché lancia dalla sua cucinetta, lui si mette lì sulla sua torre montessoriana. La usa tantissimo. No, non puoi salire sulla cucina però. No, questa cosa magari non la faccio. No! Ecco. Ma cosa vuoi fare? Ah, ho capito. Vuoi assaggiare la schiuma? Aspetta, aspetta, aspetta. Solo un po' di schiuma. Poca poca. Vuoi assaggiare, amore? Tieni. Prendi bene, bene. Attento. È buona? Mamma, che buona! Io adesso, visto che lui sta giocando, faccio colazione. E
Quindi questa è proprio un'abitudine che Tommy prende la mattina quando si sveglia, fa colazione, intanto che preparo io la mia. Dopo che lui ha mangiato, si perde via da solo a giocare per una mezz'ora, 40 minuti, dipende, con la sua cucina, gioco preferito. Come avete visto prima, ha voluto la schiuma del mio cappuccino, ogni volta che lo faccio, e la vede, vuole mangiare qualche cucchiaino, però il latte lui non lo prende. Ho provato a proporgli il latte nel biberon, anche da quando era più piccolino, quindi verso l'anno, il latte nella tazza, ho provato a mettere qualche biscottino, non c'è niente da fare. Lo sputa, non lo vuole, quindi non prende mai il latte la mattina, se non da me, perché ancora lo sto allattando. Pensate che io ero una di quelle che ci teneva sia all'allattamento, quindi all'inizio mi sono impegnata molto per riuscire ad allattarlo totalmente, senza aggiungere artificiale e quant'altro, ed è andata bene, alla stragrande vorrei dire, perché poi come vedete 16 mesi ancora lo sto allattando. Però ero una anche di quelle che diceva: quando farà l'anno, verso l'anno, voglio staccarlo dal seno e iniziare a dargli il latte in biberon oppure il latte in tazza. Ci sono riuscita? No, perché siamo ancora qui, anche di notte, tra l'altro se si sveglia lo attacco. E lì vi dico, in realtà è proprio per una comodità mia, perché si riaddormenta in 3, 2, 1. So che facendo così mi tiro la zappa su piedi da sola, perché diventa sempre più difficile ora staccarlo se io continuo la notte a proporglielo e di giorno pure. Però me lo cerca e vedo che non è ancora pronto, quindi sto rimandando questa cosa. A proposito di cappuccino, a proposito di colazione, devo farvi vedere il nuovo giochino che ama Tommy, perché oltre alla cucina da qualche settimana è arrivato un nuovo gioco e anche quel gioco qua gli fa impazzire. Lui ama fare il caffè, quindi gli abbiamo preso la macchina del caffè. Ve la faccio vedere. Questa è la macchina del caffè che abbiamo preso a Tommy in legno, fatta benissimo, della Label realizza questo brand giocattoli in legno meravigliosi, ed è super accessoriata. Allora, ci sono le due tazzine, tutto rigorosamente in legno. C'è questo che secondo noi è il latte. Poi i cucchiaini, ci sono le cialdine di caffè che vanno inserite all'interno, ed è fatta davvero davvero bene, ed è un'ottima idea di regalo per quei bimbi che amano appunto fare il caffè, usare la macchinetta del caffè. C'è in varie colorazioni, io ovviamente l'ho scelta nel colore neutro. L'ho presa su Evitas, magari vi lascio qui in info box il link e anche il mio codice sconto se volete approfittarne. Ora, visto che lui si sta distraendo in cameretta con il libro di Bing, io ne approfitto, se riesco, per prepararmi. Per oggi un outfit super comodo, pantalone della tuta, magliettina con il collo un pochettino alto, aderente, anche non troppo pesante, perché finalmente è arrivata la bella stagione, si sta bene anche con il giubbettino leggero, ovviamente reggiseno. Un goccio di profumo. E adesso vado a fare una velocissima skincare, visto che lui è ancora distratto. Bisogna sempre approfittarne quando sono distratti, perché spesso invece faccio fatica a prepararmi se lui ce l'ho attaccato alle gambe. La mattina di solito utilizzo il detergente base schiumosa oppure un leggero scrub. Oggi farò questo, visto che è da qualche giorno che non lo faccio. Per un effetto più strong lo applico su pelle asciutta. Questo però è pazzesco, perché sì, sta arrivando, perché è molto delicato sul viso, e poi una volta a contatto con l'acqua è un olio praticamente, che con delle microparticelle all'interno che fanno appunto questa leggera esfoliazione, però poi a contatto con l'acqua l'olio si trasforma in latte, ed è un prodotto davvero top con cui mi trovo molto bene, ed è della linea Sweetas Cosmetics. Questo è il Silky Skin, ve lo consiglio. Poi passo al gel contorno occhi, questo è di Pixi con il collagene, e poi ovviamente un velo di crema idratante, e voilà, la mia skincare praticamente fatta.
veloce e indolore. Una spazzonata e ora è il momento di preparare lui per ecco, in pigiama. No, il bidet no! C'è nessuno? Permesso! Quando dobbiamo andare via è bello che fa casino. Fai vedere il tuo look di oggi. Tra l'altro essendoci una bella giornata, l'ho vestito con un maglioncino che se esce comunque è caldo, se esce in giardino così non c'è bisogno del giubbino. Poi pantalone stile leggings a costine, adesso dobbiamo metterci le scarpine e andiamo. Sei pronto Tommy? Andiamo dai nonni, che è quasi ora di pranzo tra una cosa e l'altra. Dai, mettilo bene al suo posto, da bravo. Mettiamolo bene bene qui. Perfetto. Guarda quanti giochi qui da riordinare prima di andare. Sto anche cercando di insegnargli a mettere via le cose. Partiamo da qui. Chiudiamo il libro. Mettilo via, dai, vai a metterlo via. Tieni. Da bravo, fa vedere come siamo bravi. Metti dentro. Aiuto, ce la faremo? Quanta pazienza. Poi quando siamo in ritardo, quando comunque siamo di fretta, è bello che ci mettiamo ancora di più. Ti aiuto? Ti aiuta la mamma? Ah, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ma poi mi sembra di averne visto uno lì. Metti via la mamma questo? Ok, metti via il tuo libro che andiamo. Perfetto. Metti via, benissimo. Bene, i libri sistemati. Poi qui sistemiamo bene. Perfetto. Davvero, davvero bravo. Ne mancano due. A volte è molto collaborativo. Lo dai a me adesso che te lo metto via. Guarda dove lo mettiamo. Lo mettiamo qui nella cesta dei giochi? Ecco qua. Ora io finisco di preparare lo zaino. Questo è il nuovo zaino che porto in giro con tutto l'occorrente, tutte le cose che mi servono per Tommy, tra cui il pigiamino, perché stasera ci fermiamo a cena dai nonni, in quanto ogni tanto capita che Ste per lavoro resta fuori casa una notte. Stanotte non ci sarà, non tornerà a casa questa sera, quindi saremo soltanto io e Tommy, però torniamo qui a dormire perché mi piace tornare poi a casa, anche se avrei la possibilità di fermarmi a dormire a casa di me perché c'è un letto, c'è una stanza in più. Però comunque torniamo, ma prima di partire, dopo cena, gli metto il pigiamino. Così se in macchina si addormenta, cosa che spesso succede, almeno è già pronto per andare poi a nanna. E comunque devo dire che questo zaino è davvero comodo, bello capiente, organizzato bene all'interno ed è proprio perfetto come zainetto fasciatoio da portare in giro per i nostri bimbi. C'è anche il gancio qui da, per fissarlo al passeggino, quindi davvero super accessoriato e molto comodo. Niente, ci mettiamo le scarpine e andiamo, se no davvero arriviamo che è già tardi perché è quasi ora di pranzo. Ne approfitto per farvi vedere il party kit che abbiamo appena ultimato, tema gattino, composto da un po' di elementi come le bolle di sapone, che è un gadget che piace sempre molto. Queste invece sono le etichette per le bottigliette di acqua, le nutelline, i topper, anche questi molto belli sul tavolo del buffet, cioccolatini, il quadretto da mettere sulla tavola con la cornice. Noi quella non la includiamo, però poi ovviamente viene inserito in una cornice. Il cake topper, che viene sempre ordinato molto spesso perché effettivamente è un complemento molto molto carino. E infine le chips box, anche queste utilissime per mettere le patatine, i popcorn, e potete averle o così oppure con le ondine. Ora non ho un modello da farvi vedere, ma il taglio qui anziché essere dritto è proprio delle ondine, anche quella versione è molto carina. Queste tutte con i pois sui toni del verde e dell'azzurro. Vi piace? E qui invece la plotter sta lavorando e sta tagliando tutti i topper, in questo caso questi sono quelli sagomati. Siamo appena arrivati a casa, Viru, fai vedere come sei bello, fai un fit check con questo giubbino di jeans, nuovo, l'abbiamo preso da H&M,
proprio l'altro giorno. È leggerino, perfetto per ora, adesso che arriva la bella stagione, la primavera, magari anche vestire d'estate. Abbiamo preso la taglia 12-18, ho dovuto fargli risvolto sui polsini perché gli va un pochettino. Sta davvero davvero bene, vero? Un grande ormai, ormai si è sempre un grande. Puoi scendere? Voilà! Comunque appunto, noi siamo appena arrivati a casa, sono quasi le 9 di sera, lui in macchina non si è addormentato, ha sotto il pigiamino, vi ho detto che glielo preparavo, gliel'ho messo, però non si è addormentato, anche perché si è svegliato alle 6, quindi era difficile che si addormentasse prima delle 9. Ora giochiamo un pochettino e più tardi andiamo a nanna, anche perché in realtà dovete sapere che lui va a letto di solito sempre dopo le 10. Adesso ha voluto un pochettino di latte, quindi si è attaccato. Ho detto dai che magari si addormenta. Si è addormentato? No! È stato attaccato 5 minuti, giusto per ricaricarsi un attimo. E quindi nulla, continuiamo a giocare, maledetti sui giochi, li pesto tutti e mi faccio sempre un gran male. Ora ho messo il piede sopra il tappino del sale. Comunque volevo farvi vedere le scarpine nuove che abbiamo preso a Tommy, queste qui della Nike, quanto sono belle. Me l'ha rubata, quindi vi faccio vedere questa, cioè sono stupende, piccole piccole. Ormai le scarpe, primi passi, quelle proprio morbide, con la suola morbida. Ha buttato la sedia a terra. Cioè, lancia tutto, tutto. E se gli dico di non farlo, tac, il bello che lui lo fa con tutto. Ora va, arriva l'altra sedia. Tommy, no, non si lanciano le cose. No, bravo. E dicevo... le scarpine, primi passi, prima aveva, ve le faccio vedere, cioè aveva, cioè ce le ha ancora, però non le stiamo più utilizzando un granché. Aveva queste qui, cioè le avevo preso queste, suola morbidissima, sto bevendo un po' di tanto perché sotto è sporca, però suola molto morbida, proprio quelle davvero da primi passi di Bobux. E ci siamo trovati molto bene. Dicevo, con quelle ho iniziato proprio a camminare bene, ha imparato. Infatti se state cercando una scarpina primi passi, quella ve la consiglio, modello Explorer mi sembra. Adesso però cammina bene, volevo qualcosa con la suola un pochettino più rigida e quindi ho preso le Nike. E devo dire che cammina bene, non gli dà un fastidio, quindi top. Barista, mi può fare un po' di caffè? Mi prepara un po' di caffè per favore, dai. Anche con un po' di latte, se è possibile. Un goccio di latte. Ciao piccole. Gioia e Mochi. Ciao ciao. Ciao tesori. Ciao 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 ciao. È pronto questo caffè? È pronto Tommy? Ma io non so perché fa così. Non si fa. Lo assaggio? Lo assaggio? Posso assaggiarlo? Assaggia? È buono? Ha provato, lo può mangiare la mamma? Dai, 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 dai. Lui dovete sapere che è un amante di Ciucciua, la canzone Ciucciua. Com'è che fa Ciucciua? Facciamo vedere. Ciucciua, 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 oa, oa. Ciucciua, Ciucciua. Papà. Un'altra che gli piace tanto è testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Occhi, orecchie, bocche di nasin. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Qui tutti dormono, è quasi mezzanotte, Tommy ancora sul divano, in realtà c'è anche Mochi e Gioia, stanno dormendo tutti tranne me. Io nel frattempo ho iniziato una serie TV, in realtà l'ho iniziata proprio stasera, sono già alla seconda puntata, quasi alla fine, mi mancano 20 minuti. Ora li finisco e poi andiamo tutti a letto. Alla fine l'ho addormentato qui sul divano, un'oretta fa si è addormentato. E ora spero, nel fare il passaggio divano lettino, che non si svegli e incrociamo le dita. Comunque la nuova serie che ho iniziato si chiama Segreti dallo spazio e devo dire
che mi sta coinvolgendo, mi sta piacendo. Quindi finisco questi 20 minuti, poi vado a letto, che sono KO anch'io, però ne approfitto così ogni tanto riesco a guardare qualcosina e quindi ne approfitto visto che tutti stanno dormendo. Niente, direi di chiudere questo vlog, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo, lo metto però lo stesso tra parentesi, la settimana prossima con un nuovo video.